E adesso Ciofani contro Sepe per portare sul pareggio la Cremonese. Pronto Daniel Ciofani, 37enne, veterano, con la sua rincorsa. L'arbitro fa rispettare la distanza e la presenza fuori dall'area dei giocatori, in particolare Castagnetti, che vedete sta litigando con Bradaric. Si prepara Daniel Ciofani in campo da pochi minuti, aspetta il fischio di Marchetti, parte con la sua rincorsa Ciofani, Sepe e poi il tap-in per il pareggio della Cremonese, 2-2, il pareggio della Cremonese, il tap-in vincente per il 2-2. Castagnetti la mette in rete ed è pareggio. La respinta di Sepe, arriva Castagnetti ed è 2-2. Le proteste della Salernitana per ora non servono a nulla, ma attenzione perché c'è ancora il VAR e i giocatori sono entrati in campo troppo presto. Questo è il dubbio, questo è il dubbio, che i giocatori siano entrati in area troppo presto, i giocatori della Cremonese, e allora in questo caso il rigore verrebbe ripetuto. Qui il gol di Castagnetti, il rigore verrà ripetuto, però il rigore verrà ripetuto, il VAR ha determinato che i giocatori della Cremonese sono entrati in campo troppo presto e il penalty viene ripetuto. Si ripete il penalty, protesta Sepe, protestano i giocatori della Salernitana, si ricalcerà il penalty con Daniel Ciofani perché Castagnetti è entrato troppo presto in area. Situazione che è stata corretta, determinata al VAR, e il calcio di rigore verrà ripetuto. Ecco Castagnetti che scatta, lo vedete, questione di millimetri. Ma visto che poi Castagnetti è stato quello che è arrivato a segnare sul tap-in, il rigore viene ripetuto. Daniel Ciofani avrà un secondo tentativo, una seconda opportunità di battere il portiere Sepe. Vediamo se calcerà dalla stessa parte oppure no. La rincorsa di Ciofani, Sepe para anche questo, ma Ciofani segna con il tap-in, 2-2, incredibile, ha dovuto segnare due volte questo rigore alla Cremonese con la stessa dinamica, prima Castagnetti con il tap-in, questa volta lo stesso Ciofani, dopo che per due volte Gigi Sepe aveva disinnescato il tiro dal dischetto, ma non sono bastate due parate al portiere della Salernitana che ci arriva con la mano di richiamo, Ciofani è lì e insacca sul tap-in sulla respinta di Sepe, incredibile, due rigori parati eppure la Cremonese segna lo stesso. Tap-in di Ciofani, secondo gol stagionale, e 2-2 allo stadio Arechi. Nicola deve rincuorare Fazio, che chiaramente ha risentito il fatto di essere stato colui che ha provocato il penalty, sorride Alvini. Sepe ha parato due rigori a Ciofani, ma la Cremonese ha segnato lo stesso. Viene anche ammonito adesso il portiere della Salernitana per le sue proteste.